L'artista esistenzialista, buonasera a tutti. I 35 anni dell'icona Ronaldo CR7 è arrivato a 35 anni. Oggi a 35 anni non solo ha le stesse performance di 30 anni, di 5 anni fa, ma li ha anche addirittura per certi versi migliorati. Standard di vita comunque abbastanza tranquillo, pagato, 7 ore e mezzo, 8 ore di sonno, 5 allenamenti alla settimana, quindi facciamo una media di quasi un allenamento al giorno, senza considerare quelli di squadra, una dieta sana, bilanciata, particolareggiata, quindi frutta, verdura, tanti frullati di verdura, avocado, ananas, insomma tutti questi frutti anche tropicali, sì, no, anche abbastanza, diciamo, quindi ripeto, tutto integrato in un certo modo e via discorrendo. E Cristiano Ronaldo, CR7, 50 gol alla Juve in un anno e mezzo, uno al Cagliari in Coppa Italia, se non sbaglio la prima tripletta in campionato, adesso non ricordo con chi, comunque numeri che sono mostruosi, la tripletta per esempio all'Atletico in Champions, il gol in rovesciata contro la Juve stessa quando era il Real, gli attribuire un applauso stratosferico, un gol fantasmagorico. Il giocatore più forte del mondo? Non lo so, io penso di sì, è più forte di Messi, Neymar, bla 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 bla, io credo di sì. Una persona che, ripeto, ha una tenuta psicofisica ottimale, si cura giorno per giorno, si migliora giorno per giorno, un maniaco dei dettagli, che ha delle performance, ripeto, a livello muscoloscheletrico, a livello mentale, che sono inaudite, impressionanti. Un giocatore che, ripeto, ha voglia di migliorarsi e che continuerà a farlo, secondo me, ancora per un bel po'. Il suo regalo potrebbe essere la Champions alla Juve, quello sarebbe effettivamente 5 pallone d'oro, potrebbe essere il regalo più bello per tanti tifosi della Juve. Noi aspettiamo fiduciosi, e anche uno, l'ultimo record sono i 200 milioni di follower su Instagram, lui è l'unico, non ce l'ha nessuno. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.